Professor Clerici, si ricorre spesso con superficialità al concetto di appropriatezza. Ci spiega di cosa si tratta? Appropriatezza vuol dire chiedere l'indagine giusta per la sospetta patologia che il medico presume aver individuato nel paziente. Appropriatezza è un concetto che si è voluto o si è tentato quantomeno di introdurre anche per legge, ma fortunatamente l'intervento delle società scientifiche e la sensibilità del ministro, dobbiamo riconoscerlo, ha fatto in modo che l'appropriatezza fosse ricondotta alle società scientifiche e quindi ai medici. L'appropriatezza è comunque un concetto che è nelle corde e nella cultura del medico che prescrive. Io non conosco medici che non prescrivano sapendo quali possono essere gli esami che devono essere indicati a fronte di una patologia, e per questo noi siamo sereni che quanto viene svolto dalle società di medicina di laboratorio va incontro alle esigenze del medico, sia esso medico di medicina generale, sia esso specialista, perché siamo in grado di offrire con le nostre linee guida tutti gli strumenti affinché le indagini siano mirate all'individuazione della patologia e successivamente anche al monitoraggio della terapia e alla guarigione della stessa. Come l'appropriatezza in ambito della medicina di laboratorio può, secondo lei, migliorare la medicina del futuro? La medicina del futuro può trarre grandissimo vantaggio dall'appropriatezza, come può trarla anche il paziente, perché individuando esami specifici per singole patologie si liberano risorse, non si richiedono più esami obsoleti. Questo va a incidere con meno costi sul Servizio Sanitario Nazionale e libera risorse per investimenti. Investimenti che, se ben utilizzati, possono portare a nuove tecnologie, a nuove indagini, sempre più mirate per patologie che al momento sono poco conosciute e quindi di difficile individuazione. Il malato sicuramente ne trarrebbe beneficio e quindi la medicina del futuro dell'appropriatezza può farsi assolutamente carico in sede positiva. Direi che, se vogliamo contestualizzare, oggi l'appropriatezza vuol dire aver presentato da parte nostra come società di medicina di laboratorio un nuovo nomenclatore delle prestazioni tagliato del 30% rispetto agli esami obsoleti che non avevano più un senso. Se il Ministero e gli organi competenti prendessero atto di questo, sicuramente si libererebbero tantissime risorse che consentirebbero investimenti su diagnostiche magari più costose. Pensiamo ad esempio tutto il monitoraggio dell'epatite C, verso le quali c'è una terapia eradicante che attualmente non siamo in grado di liberare. Come ritiene che l'innovazione tecnologica possa migliorare la medicina di laboratorio e allo stesso tempo l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale? L'innovazione tecnologica resta un punto cardine per migliorare sia il sistema salute sia quanto si attende il paziente, soprattutto il medico che deve curare il paziente. Noi come società scientifica di medicina di laboratorio siamo degli utilizzatori, dei fruitori, ma anche degli sperimentatori di ciò che l'industria mette a disposizione come innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica non va fermata, la ricerca deve andare avanti. Poi successivamente si può stabilire ciò che è veramente utile, ciò che è meno utile e ciò che ha assolutamente inutile. Questo l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo con schiena dritta e senza se e senza ma. Però bisogna andare avanti, perché solo con l'innovazione e quindi migliorando le prestazioni diagnostiche si possono liberare risorse affinché il sistema salute tragga risparmi da reinvestire soprattutto per il bene del malato.